Oggi prepariamo una torta paradiso super golosa. Iniziamo con la base, che sarà una semplicissima torta al latte caldo. Sciogliamo in un pentolino il burro con il latte e nel frattempo in un'altra ciotola montiamo le uova con lo zucchero. Aggiungiamo il burro e il latte sciolti, la farina con il lievito, diamo un'ultima mescolata e versiamo il tutto su uno stampo da 24 cm. Cuociamo in forno a 180 gradi per circa mezz'ora ed ora ci dedichiamo alla crema. Mescoliamo in un pentolino la maizena, lo zucchero e il latte aggiunto poco alla volta. Portiamo sul fuoco e senza mai smettere di mescolare, cuociamo fino a sfiorare il bollore. Per far raffreddare meglio la nostra crema, la versiamo su un piatto molto ampio e la lasciamo riposare per qualche ora. Dopodiché montiamo a neve ferma la panna, aggiungiamo la crema al latte e la teniamo da parte perché ci servirà tra pochissimo. Prendiamo la torta al latte caldo e la tagliamo a metà, incidendo prima con un coltello tutto il contorno per poi andare verso il centro. La bagniamo con un po' d'acqua per renderla più morbida e poi la farciamo. Io ho scelto una crema spalmabile al cremino di gelatosità buonissima e poi andiamo con la panna. Per essere più precisa io mi sono aiutata adagiando intorno alla torta dei fogli di carta acetata. Comunque copriamo la torta con la metà restante e lasciamo riposare in frigorifero per almeno 5 ore. Questo è il risultato, come vedete è super soffice, a me è piaciuta tantissimo e come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e noi ci vediamo al prossimo video.